Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà, vieni divina volontà a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare alle preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia divina Maria, ti amo nella divina volontà. Regina Immacolata, celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi fra le tue braccia, per chiederti con sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino. E stretto la tua mano materna, guiderai tutto l'essere mio affinché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà finché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 17, 27 novembre 1924. Stavo pensando all'immutabilità di Dio e alla mutabilità delle creature. Che differenza! Ora, mentre ciò pensavo, il mio sempre benigno Gesù si è mosso nel mio interno dicendomi: figlia mia, guarda, non c'è punto dove il mio essere non si trovi. Non ho dove tentennare, né a destra né a sinistra, né avanti né dietro. Nessun vuoto che non è di me riempito. La mia fermezza, non trovando punto dove non ci sia io, si sente incrollabile. È la mia immutabilità eterna. Questa immutabilità immensa mi rende immutabile nei piaceri. Ciò che mi piace sempre. Immutabile nell'amore, nel godere,
nel volere. Amata una volta una cosa, goduta, voluta, non c'è pericolo che io più mi cambi. Per cambiarmi dovrei restringere la mia immensità, ciò che non posso né voglio. La mia immutabilità è l'aureola più bella che corona il mio capo, che si stende sotto i miei piedi, che rende omaggio alla mia santità immutabile. Dimmi, c'è punto forse dove tu non mi trovi? Mentre ciò diceva, innanzi alla mia mente si faceva presente questa immutabilità divina. Ma chi può dire ciò che comprendevo? Temo di dire spropositi e passo avanti. Nel dire la mutabilità della creatura, Gesù così continuava. Povera creatura, com'è piccolo il suo posticino. E per quanto piccolo, non è neppure stabile e fisso il suo posto. Oggi ad un punto, domani sbalzata ad un altro. Questa è anche la causa che oggi ama, le piace una persona, un oggetto, un luogo. Domani cambia e forse disprezza ciò che ieri le piaceva ed amava. Ma sai tu chi rende mutabile la povera creatura? La volontà umana la rende volubile nell'amare, nei piaceri, nel bene che fa. La volontà umana è quel vento impetuoso che muove la creatura come una canna vuota, ad ogni suo soffio, ora a destra, ora a sinistra. Perciò nel crearla, volli che vivesse della mia volontà, affinché restando questo vento impetuoso della volontà umana, la rendesse ferma nel bene, stabile nell'amore, santa nell'operare. Volevo farla vivere nell'immenso territorio della mia immutabilità, ma la creatura non si contentò, volle il suo piccolo posticino e si rese il trastullo di se stessa, degli altri e delle sue stesse passioni. Perciò prego, supplico la creatura che prenda questa mia volontà, che la faccia sua, affinché ritorni in quella volontà immutabile da dove uscì, affinché non più volubile si renda, ma stabile e ferma. Io non mi sono cambiato. L'aspetto, l'anelo, la voglio sempre nella mia volontà. 1 dicembre 1924. Mi sentivo amareggiato al sommo e mentre pregavo piangevo la mia dura sorte di essere priva di colui che formava tutta la mia vita. Il mio stato è irrimediabile, nessuno si muove a pietà di me, tutto è giustizia. E poi, chi si vuol muovere di me a pietà se colui che è la fonte della pietà me la nega? Ora, mentre piangevo e pregavo, mi sono sentita prendere le mani fra le mani di Gesù e sollevandomi in alto mi ha detto: «Venite tutti a vedere uno spettacolo così grande e non mai visto né in cielo né in terra, un'anima che sta continuamente morendo per puro amore mio». Al dire di Gesù si sono aperti i cieli e tutta la gerarchia celeste mi guardava. Anch'io mi guardavo e vedevo la povera anima mia appassita e morendo quel fiore che sta per declinare sul suo stelo. Ma mentre morivo, una virtù segreta mi dava vita. Ah, forse la giustizia punitrice di Dio che giustamente mi punisce. Mio Dio, mio Gesù, abbi pietà di me, pietà di una povera morente. È la sorte che, più dura che mi tocca fra tutti i poveri mortali, morire senza poter morire. Onde il mio dolce Gesù, quasi per tutta la notte, mi ha tenuto fra le sue braccia, per darmi la forza ed assistermi nella mia agonia. Io credevo che finalmente avesse di me compassione e mi portasse con sé, ma invano, dopo che mi ha rincuorato alquanto e mi ha lasciato col dirmi:
Figlia mia, la mia volontà sta ricevendo continue morti da parte delle creature. Essa è vita, e come vita vuol dare la vita della luce, ma la creatura respinge questa luce. E difatti, non ricevendola, muore questa luce per la creatura. E la mia volontà sente la pena della morte che la creatura ha dato a questa luce. La mia volontà vuol far conoscere i pregi, le virtù che contiene, e la creatura respinge questa conoscenza, coi pregi e le virtù che contiene. E la mia volontà per la creatura muore a questa conoscenza e ai pregi e alle virtù che contiene il mio volere. E la mia volontà sente la pena della morte che la creatura ha dato alle virtù e pregi del mio volere. E così, se vuole dare l'amore e non è ricevuto, sente la morte data all'amore. Se vuole dare la santità, la grazia, sente darsi dalla creatura la morte alla santità e alla grazia che vuole dare. Sicché è continua la morte che sente al bene che vuol dare. E poi non la senti tu in te la morte continua che soffre la mia volontà? Vivendo tu in essa, sei costretta come connaturalmente a prendere parte a queste morti che soffre la mia volontà e vivere in uno stato di continua agonia. Ed io nel sentire ciò ho detto: Gesù, amore mio, non mi sembra che sia così. È la tua privazione che mi uccide, che mi toglie la vita senza farmi morire. E Gesù: la mia privazione da una parte, la mia volontà dall'altra, che tenendoti assorbita in essa ti fa parte delle sue pene. Figlia mia, nel vero vivere nel mio volere non c'è pena che la mia volontà riceva dalle creature che non renda partecipe all'anima che vive in essa. Bene, ci avviamo anche oggi in questo veramente spettacolo di cielo che sono queste istruzioni magnifiche, veramente divine, di Gesù, profondissime come sempre, illuminanti. Io penso che chi si accosta con attenzione, apertura mentale, fede, si applica per cercare di comprendere e ben discernere quello che Gesù dice attraverso questi benedetti scritti, trovi davvero tantissime risposte a tante domande che molti uomini più o meno consapevolmente si pongono, ma a cui quasi nessuno sa rispondere adeguatamente. Abbiamo una risposta oggi grandissima al problema della nostra volubilità quasi strutturale. Non c'è niente di più mutevole, ahimè, del cuore dell'uomo. E penso che ciascuno di noi ne abbia fatto nella vita innumerevoli esperienze, sia per quanto riguarda il cuore proprio. Proviamo a scorrere con un piccolo giro nella nostra esistenza. Quante idee abbiamo cambiato, quanti amori abbiamo cambiato, quante passioni, quanti hobby, quanti forse modi di vestire, non lo so, insomma, no? Quanti gusti alimentari anche. La vita proprio nostra per divenire, per definizione, un divenire continuo. Non troviamo la terra che ci regge, insomma, non troviamo un punto stabile. E avremo vista questa volubilità anche da parte di altre persone, no? Quante, forse, parlare di amicizia con la maiuscola è una parola un po' troppo grossa, no? Ma tra le piccole amicizie, chissà quante delusioni che avremo ricevuto, quanti voltafaccia, quanti piccoli tradimenti, quante delusioni. Quindi, è così.
E innumerevoli altri sono gli esempi che si potrebbero moltiplicare. No? Penso che ciascuno di noi, insomma, su questo non avrà difficoltà anche nella meditazione personale. Il problema è quando ci prende la volubilità, ahimè, nelle cose sante. Un giorno mi sento mistico e devoto e faccio 4 rosari e poi per una settimana mi sento mondano e non ne faccio manco uno. Faccio esempi, diciamo così, grossolani e macroscopici, proprio per rendere un po' l'idea, no? O anche la, come dire, l'andare un po' come api, proprio di alcune anime, andare a gironzolare, come dire, in giro, ecco, tra varie fonti, ecco, di accaparramento, non tanto, questa di per sé non è una cosa cattiva, per avere il cuore aperto e quindi essere aperti a chiunque possa farci del bene, quanto piuttosto per soddisfare una qualche smania di curiosità che in certi casi diventa, come dicono i maestri di spirito, la gola spirituale, no? Vado, apro 3.000 capitoli, comincio 40 libri, non ne finisco manco uno, d'accordo? Seguo, non lo so, 10, come ne so, sacerdoti, predicatori, non so come chiamarli, come punti di riferimento, ma mi ritrovo poi appunto disorientato, no? Chi è che rende mutabile in questo modo la povera creatura? Ci dice Gesù, la volontà umana, che la rende volubile nell'amare, attenzione, nei piaceri e nel bene che fa, anche le cose che ci piacciono, no? Cambiano nel corso del tempo, generalmente. Anche il bene che facciamo, il bene a volte lo facciamo a intermittenza, cominciamo un'opera buona, poi ci stanchiamo e la lasciamo appesa e magari iniziamo a fare un'altra, però non abbiamo finito quello che dovevamo fare. Ecco. Non parliamo poi dell'amore, quanto sia a volte drammaticamente volubile, no? Siamo, insomma, a una coppia, a una famiglia, a un matrimonio che finisce perché uno dei due, nella volubilità del suo amore, si innamora di qualcun altro, non ha la capacità, ecco, di fare un atto di volontà come dovrebbe, inibitorio nei confronti di questo innamoramento nuovo, che noi l'innamoramento non possiamo comandarlo nel sorgere, perché ci si innamora punto e basta, ma possiamo però dominarlo nel divenire, cioè lasciare che l'innamoramento, diciamo così, mi prenda, mi travolga, sia coltivato soprattutto, oppure combatterlo. Sono innamorato di X, bene, farò tutto il possibile per stargli lontano, chilometri, in modo tale che con il tempo questo innamoramento, non potendo essere alimentato, cesserà. Così fa una persona, insomma, che desidera essere fedele alla promessa matrimoniale. E vediamo anche i sacramenti che celebriamo nel cristianesimo, no? Quanti sacramenti comportano delle scelte irrevocabili, definitive, che sono l'immagine dell'immutabilità divina, della stabilità divina, no? Il matrimonio, abbiamo appena citato, è uno di questi. Il matrimonio finché morte non ci separi. L'ordine sacro è uno di questi. La consacrazione religiosa, anche se non è un sacramento, non sacramentale, lo stesso, il battesimo stesso. Il battesimo è un sacramento indelebile. Ha voglia, insomma, i novelli peccatori contro lo Spirito Santo, perché di peccato contro lo Spirito Santo è gravissimo, si tratta, andare a chiedere a parrocchie e cure di essere sbattezzati, no? Annotare sul registro della parrocchia che una persona, come si fa, perché questo è quello che si può fare nella prassi, che non vuole avere niente a che fare con la Chiesa Cattolica, questo certamente si può fare, ma il battesimo non te lo può togliere nessuno. Nessuno, manco il diavolo. Proprio, cioè, il togliere gli effetti del, cioè, il togliere il sigillo che il battesimo lascia nell'anima è indelebile, non ti toglie più. Così come quello della cresima, e così come per chi ha ricevuto l'ordine sacro, il sacro sigillo con cui vengono unte le mani dei sacerdoti. Quando si usa il crisma in qualche sacramento, si fanno delle unzioni con il crisma, è proprio
non soltanto un sacramento come il matrimonio, no? Finché morte non ci separi, quindi che in questa vita è definitivo, ma è definitivo per tutta l'eternità. E queste sono, come dire, manifestazioni, ecco, dell'immutabilità divina che viene evidentemente poi a noi comunicata e che richiede da parte nostra, dato che la volontà umana è la volubilità per antonomasia, il grandissimo sforzo, che il Signore ricompenserà profumatamente, della fedeltà. Mi sono sposato? Basta, il discorso è chiuso. E poi non mi piace più il coniuge, poi non andiamo d'accordo. Ci dovevo pensare prima, ma sono sposato, il capitolo è chiuso. Come diceva uno tra i bravi rettori che ho avuto, dice, fino al giorno prima dell'ordinazione poi sta a fare tutti quanti i ripensamenti che vuoi, ci avrò la vocazione, non ci avrò la vocazione, ce la faccio, non ce la faccio, ho paura, non ho paura. Dal giorno dopo dell'ordinazione il capitolo è chiuso. Il tempo per fare questi ragionamenti è finito. Quindi pensaci prima, perché dopo non si può. Quindi c'è questo contrasto. Quando Gesù parla dell'immutabilità divina ed eterna è meravigliosa. Ciò che mi piace sempre. Ciò che amo, lo amo sempre. Ciò che godo, lo godo incessantemente. Ciò che voglio. Non c'è niente di più immutabile che la divina volontà. Cioè, quello che Dio vuole, assolutamente. I suoi decreti sono non solo immutabili, ma sono anche invincibili. Cioè, se lui una cosa l'ha decretata, se può scatenare pure il finimondo di tutti quanti gli ostacoli possibili, in un modo o nell'altro quella cosa sarà. Questo lo sappiamo, no? Quindi Dio lascia la libertà reale delle cause seconde, ma riesce a fare quello che lui vuole, quindi a realizzare un suo volere, nonostante la libertà delle cause seconde, anzi addirittura a volte anche grazie, ecco, perché sotto questo punto di vista si capisca bene il senso che lo sto dicendo, anche il diavolo, suo malgrado, collabora con l'adempimento dei divini voleri, anche lui. Per noi però non è così. E allora, quale soluzione? Ah, soluzione imparare a vivere nel divin volere, perché nostro Signore ci aveva tolto il problema. Dice, io li avevo, per evitare che la volontà umana agisse da vento impetuoso che muove la creatura come una canna sbattuta al vento a destra e a manca, io, creandola, le diedi il dono della mia volontà, perché vivesse in questo e fosse ferma e stabile nell'amore, nel bene, nell'operare, ferma nel bene, quindi stabile nell'amore, santa nell'operare. Tre frasi su cui molto riflettere. Quindi niente volubilità, ma stabilità e fermezza. Queste, tanto per ribadire alcuni punti fondamentali, queste le abbiamo viste tante volte nelle meditazioni sui primi 10 volumi, ma questa stabilità, questa fermezza, ecco, questa costanza, poi anche, sono delle spie molto significative che si sta vivendo nella divina volontà, molto significative. Secondo brano, spettacolare. Qui Gesù ci parla, l'ha in parte già affrontato nelle meditazioni precedenti questo discorso, ma è drammatico, della pena di morte. Sapete che nel mondo ormai la pena di morte si va abolendo dappertutto, quindi, perché non si può infliggere la pena di morte. Oggi siamo venuti però a conoscenza del fatto che noi la pena di morte, gli uomini, la applicano ininterrottamente nei confronti di chi? Di Gesù e della sua volontà. Ce l'ha detto. La mia volontà sta ricevendo continue morti da parte delle creature. Allora, questo discorso Gesù lo fa nel contesto solito di Luisa, che a causa dei dolori e delle sue privazioni afferma: morire senza poter morire.
Ma attenzione, Gesù chiama il paradiso a vedere quello spettacolo. Cioè, venite a vedere un'anima che sta continuamente, attenzione, morendo per puro amore mio. Allora, oltre che illuminarci su alcune cose, diciamo, che riguardano la divina volontà in se stesse, e anche sul senso di alcune sofferenze, specie di chi vive nel divino volere, che dovrà aspettarsele se vuole vivere in questo mondo, e con questo brano Gesù dà anche una bella dritta, una bella luce a Luisa, perché stava continuamente morendo per puro amore suo. Avremmo capito perché, no? Perché Gesù gli stava partecipando anche attraverso le privazioni, quindi lei che tanto lo desiderava non poterlo avere, è proprio una riparazione evidente, no? Quella continua morte che lui riceve da tutti coloro a cui vorrebbe comunicarsi, ma non lo vogliono. A Roma si dice che chi c'è il pane non c'è i denti e chi c'è i denti non c'è il pane, no? Ecco, Luisa c'aveva i denti, ma Gesù gli sottraeva il pane perché soffrisse. In riparazione di chi, avendo i denti, sul pane ci sputano sopra dalla mattina alla sera. Però spero che si capisca, insomma, fuori di metafora, alla luce di quello che Gesù ci ha detto, che cosa significa, no? Andiamo a approfondirlo. La mia volontà sta ricevendo continue morti da parte delle creature. Che cos'è la divina volontà? È vita. Io sono la vita, dice Gesù nel Vangelo. E come vita vuol dare la vita della luce, ma la creatura respinge questa luce. E che succede? Non ricevendo questa luce, muore questa luce per la creatura, cioè per lei non si accende, e la mia volontà sente la pena della morte che la creatura ha dato a questa luce. È impressionante questa cosa, eh? Ancora, la mia volontà vuol far conoscere i pregi, le virtù che contiene, e la creatura respinge questa conoscenza. E la mia volontà per la creatura muore a questa conoscenza e pregi e le virtù che contiene il mio volere. E la mia volontà sente la pena della morte, la pena di morte, eh? Pena di morte. Noi che siamo diventati tanto civili e tanto buoni, che condanniamo la pena di morte anche per i più feroci criminali, però in molti continuiamo a dare quotidiana pena di morte al nostro Signore, insomma, quindi da buon, si permette, insomma, questa un po' amara ironia, no? Non ci vuole essere giuristi, insomma, per ricordare quello che sta scritto in ogni aula giudiziaria umana, no? Che la legge è uguale per tutti, e quindi se aboliamo ogni pena di morte per la creatura, ma vorremmo un giorno o l'altro almeno provare ad abolire la pena di morte per il creatore? Se no qui come si fa? È continua la morte al bene che vuol dare, tutto l'amore che Gesù dona e che non è ricevuto. Rifacciamo un'altra applicazione di attualità, tutto questo tempo senza sacramenti, no? Ormai pare che sia quasi finito, almeno in parte. Chi in questo periodo ha santificato qualche volta, l'ho detto, dico: guarda Signore, ti offro questa sofferenza immensa di questa privazione, come era per Luisa, no? Luisa era privata della presenza sensibile di Gesù. Lo sai per chi? Per tutti quelli che quando i sacramenti ci stavano se ne fischiavano altamente, che rimangono 30 anni senza fare la comunione, quindi che ci rimango io 2 mesi non sarà mica la fine del mondo, no? Ma vivendo questo nell'amore e con l'amore. Esistono degli esercizi ascetici, sono testimoniati nella storia della Chiesa, dove la privazione dalla Santa Comunione era un atto volontario della creatura, ma attenzione, uno dei più grossi sacrifici, quindi non perché vengo impedito, come in questo momento, ma perché pur potendolo, offro questo sacrificio atroce, che mi costa tantissimo, non costa, perché? In riparazione di chi fa le comunioni sacrileghe, di chi a messa non ci va mai, di chi non si comunica mai. Queste chiaramente non sono esempi che io sto facendo. Qual è il senso? Mi prendo, condivido
questa morte che senti tu dell'essere respinto attraverso la privazione di te. Era esattamente quello che Gesù stava facendo in modo straordinario a Luisa. Quindi vediamo quelle cose fatte in modo straordinario. Ah, come possiamo viverle in modo ordinario? E voglia lo Spirito Santo, ecco, aiutare tutti a ben interiorizzare queste cose. Allora, cosa dice poi Gesù? E questa è la grande notizia. Se tu vivi nella divina volontà, tu queste morti ci devi prendere parte. Vivendo tu in essa, sei costretta come connaturalmente a prendere parte a queste morti. Allora, se l'amore di Gesù subisce sentenza di morte per essere respinto, la luce che Gesù vuole dare, sentenza di morte, le conoscenze che Gesù vuole dare, che darebbero vita, sentenza di morte, i pregi e le virtù che vorrebbe comunicare, sentenza di morte. L'anima che vive nella divina volontà, che cosa farà? Dovrà prendere parte a queste cose. Gesù conclude questo scritto dicendo: nel vero vivere nel mio volere non c'è pena che la mia volontà riceva dalle creature che non renda partecipe all'anima che vive in essa. Oh, vediamo quanti di noi sono pronti. Perché nella fusione con la divina volontà, noi sappiamo che la divina volontà è, come dire, l'arcipelago di tutti i beni, di tutte le gioie, di tutte le felicità condivisibili già da questo mondo. Però in paradiso resterà solo questo, ma in questo mondo non ci sta soltanto questa parte del pacchetto, c'è anche l'altra parte del pacchetto. Per cui non soltanto la croce c'è, ma c'è anche quella particolare partecipazione della croce che chi non vuole o non sceglie di vivere nella divina volontà non conoscerà, cioè delle sofferenze che noi viviamo, e dobbiamo essere attenti a fare discernimento su questo, come partecipazione delle sofferenze di Gesù a noi e di quelle di cui ha parlato in questo scritto. E qui bisogna fare discernimento. Quindi quando Gesù ci dice queste cose, questo è anche il senso della meditazione, queste bisogna digerirle. Quando poi capiteranno delle circostanze di vita dove una privazione di Gesù, un momento in cui potrei essere chiamato, insomma, a fare una rinuncia a Lui, alla sua presenza, a qualche contatto con Lui, per delle ragioni ottime e soprannaturali, sarò capace di dire: ma Signore, questo me lo chiede probabilmente perché vuole farmi partecipare del suo dolore e del dolore della sua volontà di essere respinto, continuazione, condannato a morte dalle creature? Punto interrogativo. E questo evidentemente è processo che ciascuno di noi deve imparare a fare, ma se lo deve aspettare. Gesù l'ha detto, figlia mia, nel vero vivere nel mio volere, quindi vuol dire che c'è un vivere nel mio volere che non è vero, è tarocco, d'accordo? È falso, come in tutte le cose. San Luigi Maria Monforte, nel suo Trattato della Vera Devozione, siamo nel mese di maggio, parla della vera devozione alla Madonna, ma c'è un capitolo dedicato alle false devozioni alla Madonna, tutte quelle che sono tarocche, e sono molto diffuse. Quindi c'è una vera vita nella divina volontà e c'è una pseudo vita nella divina volontà, c'è un'illusione di vivere nella divina volontà, c'è una falsa vita nella divina volontà, c'è una vita nella divina volontà taroccata, contraffatta. E questa è un'altra spia, quindi ce l'abbiamo avute due oggi. Se la mia anima è ferma, stabile, costante nel bene, nella santità, nell'amore, non si sente più volubile che sta girando come una zanzara, come una farfalla da un posto all'altro senza trovare pace. D'accordo? E se ho cominciato a conoscere dei dolori nuovi, particolari, che magari non riesco a tanto bene a spiegarmi, e che alla luce di quello che ho ascoltato potrebbe venirmi il sospetto, e su questo dovrò fare discernimento, che chissà che il nostro Signore, per introdurmi bene in questo mondo, non cominci a farmi partecipare qualcuna delle pene che la sua volontà riceve dalle creature. Chiediamoglielo sempre col contagocce, perché se ce le facesse partecipare tutte quante penso che saremmo annichiliti e moriremmo fulminati
non dico all'istante, prima ancora che un istante passi, insomma, no? Quindi piano piano. Ecco, però questa è una dimensione costitutiva essenziale del vero vivere nel divin volere, e questa cosa certamente dobbiamo portarcela. Grazie infinite e vediamo attraverso di te, o Santa Vergine Maria, al Signore per quello che anche oggi ci ha detto. Tu ovviamente sei stata la prima, non solo ad avere una stabilità, una fermezza irremovibile nel bene, nella divina volontà, ma anche la più grande, come dire, la più grande collaboratrice, diciamo così, di Gesù nel aiutarlo, nel condividere con lui gli infiniti dolori della sua volontà. E tra l'altro alle anime che ti sono veramente devote, tu chiedi a tua volta di condividere parte dei tuoi dolori, che poi sono quelli di Gesù, ma diciamo così nella peculiare sfaccettatura che assumono in quanto feriscono il tuo cuore, no? Questo lo sappiamo anche dalle apparizioni postume di Fatima, no? La devozione dei primi 5 sabati del mese. Guarda, ma guarda figlia, quante spine circondano il mio cuore immacolato, senza nessuno che si curi di togliermene qualcuna facendo qualche gesto di riparazione, no? Ecco, aiutaci a interiorizzare bene queste cose che sono parte integrante della vita nel divin volere, senza averne paura, perché queste sono sofferenze divine, quindi certamente sono fonti di immensissimi dolori, ma sono dolori felici e benedetti, perché sono quelli più puri e quelli più santi, perché vengono da Dio solo e non dalle nostre miserie, e perché sono immensamente santificanti e ci procureranno una quantità eterna, infinita e smisurata di gloria. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.